restare competitivi con l'innovazione e ricercando dimensioni più consone al mondo globalizzato. Si è discusso del futuro della manifattura marchigiana in una tavola rotonda all'Istao. Ci racconta tutto Alfredo Ranavolo. Calo dell'1,4% nel primo trimestre 2019 per la manifattura marchigiana. In controtendenza solo il settore meccanico, a confermare un trend che non è degli ultimi mesi, ma che viene da una tardiva capacità di rispondere alla crisi. In effetti la regione Marche ha più difficoltà di una regione come l'Emilia-Romagna, con cui stasera si incrociano gli strumenti di risposta alla crisi, perché ha più manifattura di tipo tradizionale e quindi la difficoltà a convertire e a ristrutturare la manifattura tradizionale con l'impatto digitale, con lo sviluppo internazionale è più difficile. Rifarsi a un modello più efficiente, capace di veder salire il proprio PIL in maniera significativa negli ultimi anni, non senza pagare uno scotto che può essere quello di una parziale perdita dell'identità. Le stesse imprese leader in gran parte sono passate a gruppi internazionali, perché ovviamente la gestione della competizione a livello globale pone dei problemi. Nel nostro caso questo è stato quasi sempre un vantaggio, nel senso che la capacità produttiva è rimasta nel territorio e contemporaneamente però queste imprese sono state inserite in circuiti che forse da sole non riuscivano a raggiungere. La Regione Marche pone l'accento su quanto avviato per colmare il gap, grazie soprattutto alla massa dei fondi europei che hanno consentito tra l'altro di finanziare oltre 600 progetti che hanno coinvolto 752 imprese. L'utilizzo dei soldi arrivati dall'Unione si rivelerà efficace, la valutazione è stata affidata a una società esterna. Entro la fine dell'anno, quindi aspettiamo il report, comunque i risultati sono molto confortanti perché accanto alla realizzazione di investimenti produttivi c'è anche un incremento occupazionale in particolar modo di manodopera molto qualificata.